Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, questo è un nuovo video dove vi mostro la mia lavastoviglie della Samsung. Vi faccio vedere i programmi che ha. Ovviamente è un modello nuovo. Anzi, vi dirò anche il modello nuovo, così almeno sapete più o meno per chi è interessato. Vi faccio vedere come si utilizza, perché ho sentito che quelli che hanno la lavastoviglie mettono, cioè in senso sciacquano sotto il rubinetto tipo i piatti sporchi e li mettono alla lavastoviglie. Allora, io non faccio così e tantomeno non penso proprio che si fa così, anche perché se no tanto vale che avete una lavastoviglie se poi sciacquate i piatti sotto il rubinetto per metterli nella lavastoviglie, per cui vi farò vedere come faccio io. Prima di tutto voglio dirvi che se ricevo commenti brutti, negativi, offensivi, eccetera, ovviamente verranno tutti cancellati. Se mi date un consiglio, ma i consigli devono essere giusti, non un consiglio con scritto non capisci, un non capisci, non si è qui, boss, cioè, per farvi capire, perché già ne ho ricevuti altri peggiori nelle altre recensioni sui miei prodotti, cioè sugli elettrodomestici, per cui già vi avviso su questa cosa qua. Allora, voglio dirvi anche solo una cosa veloce prima di, di iniziare questa recensione, questo funzionamento della lavastoviglie. Volevo dirvi che avevo messo il video su TikTok della mia lavastoviglie, solo che dopo, quando io ho messo quel video, mi è venuto il dubbio perché ho ricevuto tantissimi commenti negativi, perché la mia lavastoviglie si apriva proprio tutta, andava giù proprio tutta automaticamente, si apriva da sola, no? Dopo 3 mesi, diciamo, ho scoperto, in teoria anche grazie ai commenti, anche se erano proprio negativi, proprio offensivi, comunque dopo adesso in pratica ho controllato sul manuale che la lavastoviglie non poteva scendere così tanto. Infatti adesso vi metterò la clip dove vi faccio vedere come scendeva la mia lavastoviglie, per cui e mi è venuto un bel po' di dubbio ai primi giorni che io sono venuta qua nella mia nuova casa e ho usato questa lavastoviglie. Alla fine, vedendo il manuale, che io non ci credevo di quello che mi avevano detto le persone, alla fine ho guardato e c'era scritto di regolare, ovviamente sotto alla lavastoviglie, per far sì che la lavastoviglie non si apriva proprio tutta, ma massimo 30 centimetri, mi sembra, adesso mi ricordo. E alla fine il mio ragazzo ha provato, l'ha regolata e adesso si apre giusta, per cui voglio precisare questa cosa, che ho sbagliato io perché non ho letto bene le istruzioni, che dovevo farlo sempre quando compro qualcosa, invece non lo faccio mai. E su questa cosa non voglio avere altri commenti negativi, per cui piano piano le persone imparano. Ovviamente tutti sbagliano e imparano, non è che siamo tutti perfetti, tutti migliori, e tantomeno non sappiamo tutte queste cose, per cui volevo precisare anche questo. Detto questo, che ho parlato troppo, vi mostro la mia lavastoviglie, per cui buona visione. Allora, questa è la mia lavastoviglie. Dato che non so a memoria i programmi, adesso ve le dico tramite manuale. Vi dico che la serie della mia lavastoviglie Samsung è questa qua, della DW60A608 della serie. Questa è la marca della serie della Samsung. Per cui iniziamo a
Vi dico già che ho già lavato le pentole, i piatti, eccetera, per cui dopo vi faccio vedere come sono venuti pulite. Vi metto poi, dopo che vi ho fatto vedere, cioè vi ho spiegato i programmi, vi metto anche delle clip dove vi faccio vedere, come riempio la lavastoviglie con le cose sporche e poi quando finisce che pulisce tutto, vi metto anche la clip quando finisce e si apre la lavastoviglie. Ovviamente adesso che l'ha regolata, che è giusta, deve aprirsi così. Fa questo movimento per cui si apre da sola. Prima invece scendeva giù, tanto avete visto la prima clip di prima che era sbagliata. Allora, iniziamo a mostrarvi qua i prodotti. Allora, vi mostro qua quello che c'è di programmi della mia lavastoviglie. Allora, il primo che è questo è quello, allora, Power è quello che si accende la lavastoviglie. Poi c'è Start che ce la fai partire. Invece, questi qua sono i programmi praticamente. Poi c'è questi due, questo sopra e questo sotto, sono il cestello superiore e cestello inferiore. Questi due che puoi scegliere cliccando. Adesso vi faccio. Allora, lo accendiamo. Se allora io di solito li uso tutti e due, però se volete utilizzare solo quella sopra, allora, schiacciate questa per toglierla, così almeno la utilizzate solo quella sopra. Se volete mettere quella sotto, schiacciate così e vi cambia, in poche parole, quella sotto. Se la volete mettere tutte e due, schiacciate tutte e due. Così. Invece, questo che vedete, che segna 3,55 è quello che sanifica praticamente per aumentare la temperatura dell'acqua fino a 69 gradi per risciacquo finale. Questa opzione non è disponibile con auto rapido e pulizia automatica delicata, per cui questa sanifica, in poche parole, e la spegniamo. Invece, questo tab S, e se schiacciate, questa vi segna 3,40. Lo sposto un po', ok. 3,40 per, diciamo, mettere la pastiglia. Per cui, se schiacciate questa di Tabis, voi dite alla lavastoviglie che avete messo la pastiglia dentro. Questo è il blocco. Ovviamente per i controlli, per il controllo in poche parole, il blocco. Premete 3 secondi e vi blocca. Però vabbè, questo non lo uso quasi mai. Poi, questo che è l'orologio, praticamente è il avvio ritardato. In poche parole. Poi c'è questi che sono i segni. Allora, questo segno qua con le freccine praticamente è la spia del sale, per cui se segna nel pallino questo qua vuol dire che manca il sale. Se invece di fianco c'è questo segno vuol dire che indica il brillantante, vuol dire che manca il brillantante. Invece questo qui che è l'orologio è la spia avvio ritardato. Si accende se è stato attivato avvio ritardato, in poche parole. Adesso diamo questi tre, cioè questi programmi che vedete qua. Allora, la 1 che è l'auto è il programma che rivela lo sporco, se c'è diciamo tanto sporco, che aiuta molto. Invece la eco è risparmio energetico, cioè il consumo di elettricità ed acqua.
Questo che segna la padella è l'intensivo, vuol dire che se le cose sono molto sporche, ad esempio le padelle, i piatti sono molto sporchi, voi schiacciate questo, calcolate che cambia sempre l'orario, cioè questo è l'orario in cui ci metti di più, ad esempio schiacciando che avete tanto sporco dura 3 ore e 25, se schiacciate auto dura 2 ore e 30, se mettete eco 3 ore e 30. Se invece schiacciate questo praticamente è il rapido, cioè vuol dire che sanifica quando sono le sanifiche e in più se sono poche i piatti, le pentole sono sporche, ci mette 38 minuti. Questo segno del bicchiere ci mette 2 ore. Che è delicato, vuol dire per piatti poco sporchi e fragili come bicchieri, in poche parole. Questo programma dura 2 ore, ma serve per questo. Questa che sono le frecce dura un'ora, che dura quello che mi sembra che dura di meno, un'ora, e è il rapido, praticamente sporco normale con il ciclo di lavaggio a breve. Per cui calcolate che di solito io uso sia quello rapido oppure quello delle pentole quando le cose sono molto sporche. Questo invece è la pulizia, 2 ore e 25, è la pulizia automatica della lavastoviglie, però deve essere vuota, per cui la lavastoviglie deve essere vuota. Praticamente questi sono i programmi che vi ho spiegato della lavastoviglie. Adesso vi faccio vedere qua come è fatta in poche parole. Adesso l'abbasso così lo vedete. Qui dentro mettete, allora, questo si chiude, basta spingerlo e si chiude, se no c'è questo grigio che voi spingete e si apre. Questo mettete il liquido o la pastiglia. Il liquido vuol dire per lavare ovviamente i piatti, i bicchieri, perché c'è anche il liquido e c'è la pastiglia. E mettete qua dentro liquido e pastiglia. Invece di qua, che ve lo segna, è il brillantante, vuol dire che qua dove c'è scritto massimo c'è da mettere il brillantante, che adesso più o meno credo che sapete cos'è il brillantante e lo mettete lì dentro. Questo piccolino, adesso non so se lo vedete, faccio lo zoom così vedete meglio. Questo piccolino qui vi segna quando è al massimo, che è pieno il brillantante, per cui ve lo indica dentro in quel buchino che c'è. Comunque facilissimo, brillantante, pastiglia o liquido per lavare quello che dovete lavare. Invece, qua sotto, lo apriamo, ci sono le cose che ho lavato. Come vedete, i piatti sono belli puliti, sia i piatti che le posate. Perché con il brillantante e con il liquido o la pastiglia vengono belli puliti. Ad esempio anche lo scolapasta, di solito questo qua si mette, almeno che non sia leggero leggero, non va messo, ma dato che questo è bello che riesce a reggere, allora questo va, si può mettere anche lavastoviglie. Invece la pentola è questa. Allora, ovviamente si è rovinata la mia pentola, per cui calcolate che è rovinata, però è venuta pulita. Per cui è pulita, solo che è rovinata la padella. È rovinata la pentola. Invece sopra qui, adesso vi faccio vedere che dovete tirare,
tirate questo. Sopra c'è sempre la padella, che anche questa è rovinata perché dipende da quello, dal cibo che e come la usate. Anche questa è pulita. I bicchieri li lascia così, anche questi puliti, come le tazze o questi qua in legno. Calcolate che anche queste cose, cucchiai in legno eccetera, puoi metterla in lavastoviglie, per cui anche queste sono belle pulite. Stessa cosa le tazze, anche le tazze, queste qua io ho della Kinder Ferrero, belle pulite, come le ciotole, che anche questa è rovinata però è bella pulita, e anche la padella. Sono anche asciutte, tranne le padelle che sono abbastanza, non dico diciamo bagnate, ma sono asciutte, per cui tutte le cose, queste qua te le asciuga, per cui come vedete è tutto asciutto e te le asciuga. Queste sono praticamente tutte le cose che ha pulito e che e poi metterò la clip dopo aver diciamo finito di spiegarvi le cose. Poi vi faccio vedere il sale dove va messo. Qua c'è il filtro e il sale. Allora, quello è il sale dove dovete mettere il sale, e quello è il filtro dove ovviamente va sempre pulito. Allora, è il filtro che voi aprite e mettete il sale. Ovviamente io ho già messo il sale, per cui lo vedete se ci vuole o non ci vuole il sale. Comunque ho già messo il sale e ovviamente rimane così. Poi voi chiudete. Questo invece è il filtro che poi andrà pulito, dato che ha finito di finire la lavastoviglie e pulire tutto. Adesso mi tocca pulire ovviamente il filtro, perché va pulito sempre e tutti i giorni quando la usate. Allora, io vi ho spiegato i programmi, praticamente quello che dovevo spiegare. Adesso vi metto delle clip dove vi faccio vedere, perché adesso non ce le ho le cose sporche. Calcolate che sono le 5:30, per cui ho solo le cose pulite perché avevo già fatto andare alla lavastoviglie. Per cui adesso vi metterò le clip delle padelle, dei piatti, eccetera, tutte sporche. Vi faccio vedere che io non le lavo sotto l'acqua e poi le metto in lavastoviglie. Se mai, se è davvero sporco, che ad esempio avete il pesce o i noccioli delle olive, eccetera, quelle vanno buttate in spazzatura. Prendete il piatto o la ciotola e le buttate in spazzatura. Cioè, ci vuole anche un po' di intelligenza. Invece, se è sporco, ad esempio la tazza è sporca, il piatto è sporco, non è che dovete sciacquarlo sotto l'acqua e poi metterlo in lavastoviglie. No, non si fa così, se no tanto vale. Per cui adesso vi faccio vedere il metodo che faccio io, la clip di come, diciamo, mettere lavastoviglie e che ci sono le cose sporche, e dopo vediamo insieme quando finisce che si apre da sola, adesso che è giusto come si apre, e in più vi faccio vedere il dopo, quando ha finito di pulire le cose che vi ho fatto vedere prima, che sono quelle sporche. Vi lascio le clip e niente, vedete le clip. Thank you.
Ecco, come vedete, nelle clip, questo è quello che dovete fare. Io spero che questo video sia stato utile, non so quanto è durato perché, ripeto, c'erano tante cose da farvi vedere. Niente, se volete, non so, dirmi qualcosa, se volete dei consigli, eccetera, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Quando pubblicherò questo video, che vedrò che già i commenti saranno negativi, giustamente andranno tutti revisionati, così almeno non devo star lì a litigare con persone che non sono educate. Per cui, vabbè, questo è un avvertimento. Comunque, vi ho fatto vedere tutto, vi ho fatto vedere i programmi, vi ho spiegato tutto. Credo che non c'è più niente da spiegare, da farvi vedere. E ripeto, dato che come me è la prima volta che io uso questi elettrodomestici, in senso che è la prima volta che sono da sola, prima c'era mia mamma che mi aiutava, adesso invece non c'è mia mamma che mi aiutava, per cui queste cose piano piano le sto imparando. Io di solito quando ho questo manuale, questi manuali, che è la prima volta che compro queste cose, giustamente io non vado a dire ok, li leggo, come sempre. Per cui li devo imparare piano piano. Però i consigli giusti, ma scritti bene, vanno accettati, ma non i consigli, cioè proprio non, che non devono, cioè che non sono proprio consigli dove voi mi dite cattiverie, perché ci sono anche cattiverie dei commenti che mi lasciano certe volte. Per cui io, quando ho letto il manuale, ovviamente per fortuna ho visto che l'apertura automatica della lavastoviglie non era giusta, e per fortuna ho visto se era veramente così come mi avevano detto. Allora, giustamente sono andata a vedere e ho modificato quello che ho modificato. Però servono commenti giusti, non commenti proprio brutti brutti da offendere la persona che ovviamente sta facendo il video. Tutto qua. Volevo solo spiegare questa cosa, ma la spiego adesso. Spero che negli altri video sarà così e non saranno commenti offensivi, eccetera, perché, ripeto, piano piano le persone imparano. Questa volta è la mia prima volta da restare a casa, nella mia casa nuova, e imparare piano piano tutte queste cose che ho comprato, elettrodomestici, e ovviamente devo imparare anche a leggere i manuali di quello che c'è scritto. Perché tu puoi dirmi, va che non è così, non si apre così, ok, ci può stare, però io vado sempre a vedere se è vero, perché tu puoi dire così, ma questa tu non ce l'hai, per cui tu non mi puoi dire se si apre veramente così la lavastoviglie. Per cui è meglio sempre controllare anche sul manuale prima che le persone ti danno un consiglio o ti dicono guarda che questo è sbagliato, perché così almeno io posso dirti no, non hai ragione, perché la mia lavastoviglie si apre così. Punto e stop. Detto questo, scusate come sempre che mi allungo ogni volta nei video. Detto questo, è meglio che vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, sperando che questo video non è durato l'eternità e oltre. Ciao e al prossimo video.